la storia della piccola Giselle Janulis, morta ad appena 2 anni, per un problema cardiaco, ha emozionato persone di tutto il mondo. Prima di morire la bambina ha detto di aver visto Gesù. La scoperta della malattia cardiaca è avvenuta in modo sorprendente durante un esame di routine richiesto dal medico quando aveva 7 mesi. Fino a quel momento i genitori non avevano notato niente di strano. Non so perché Giselle sia nata così, è una delle domande che farò a Dio, ha detto la mamma, Tamara Janulis. Giselle aveva un difetto cardiaco congenito, noto come tetralogia di Fallot, la causa più comune della sindrome di morte improvvisa in culla. Tamara e il marito Joe sono stati colpiti di sorpresa quando i medici gli hanno informati che Giselle aveva una valvola in meno e una serie di arterie che non si erano formate. Pensavo che non ci fosse niente che non andava, non ero preparata, ero in ospedale e il mio mondo si è del tutto bloccato. Ero in stato di shock, senza parole, ha ricordato la mamma. Alcuni specialisti hanno detto che Giselle avrebbe potuto vivere fino a 30 anni, altri che sarebbe dovuta morire già da tempo. 2 mesi dopo la diagnosi, Giselle è stata sottoposta ad un intervento cardiaco e i medici hanno scoperto che il cuore sembrava un piatto di spaghetti o un nido d'uccello, con piccole vene filiformi che erano nate per cercare di compensare le arterie mancanti. Dopo l'intervento, un esperto ha raccomandato un trapianto di cuore e polmone, una procedura rara che in genere non ha successo nei bambini. Tamara e Joe hanno deciso di non fare eseguire il trapianto, seguendo la prescrizione dei medici, che consisteva nel dare alla bambina una serie di farmaci. Le ho dato tutte le medicine 2 volte al giorno, l'ho portata sempre con me e non l'ho mai lasciata fuori dal mio campo visivo, ha riferito Tamara a God Report. Giselle si mostrava una bambina brillante e ha imparato l'alfabeto ad appena 10 mesi. Non l'ha fermata niente. Adorava andare allo zoo, veniva a cavallo con me, ha fatto tutto. Siamo una famiglia con una grande passione per la musica e Giselle cantava sempre. Man mano che i mesi passavano, le mani, i piedi e le labbra della bambina hanno iniziato ad assumere una tonalità azzurrognola, segno che il suo cuore non stava funzionando a dovere. Dopo il suo 2° compleanno, ha avuto la prima visione di Gesù. È avvenuto nella sua sala da pranzo, poche settimane prima che morisse. «Ciao Gesù, ciao, ciao Gesù», ha detto la bambina, sorprendendo la mamma, che le ha chiesto «Cosa stai vedendo, tesoro?». Senza prestare grande attenzione alla madre, Giselle ha ripetuto il saluto «Ciao Gesù». Tamara ha raccontato che insisteva per sapere cosa stesse succedendo e ha chiesto alla figlia «Dov'è?». Giselle ha risposto senza esitazione «Sta qui». Giselle stava diventando sempre più debole, ha riferito Tamara. Le mani e i piedi hanno iniziato a formicolare e i tessuti a morire. I piedi, le mani e le labbra erano sempre più blu. La famiglia, che era riunita intorno alla bambina nel letto dei genitori, ha assistito mentre la piccola sospirava dolcemente, gemendo, proprio prima di smettere di respirare. Il mio miracolo è che ha vissuto felice. Tutti i giorni con lei per me erano come un miracolo. Ciò che mi dà speranza è che abbia visto il Signore e ora si è in cielo con Lui. So che è là e che mi aspetta, ha concluso la mamma. È il 4 luglio 2003, festa nazionale negli Stati Uniti. Una normale famiglia americana che vive nel Nebraska, a Imperial, paesino agricolo che ha appena 2000 anime e neanche un semaforo. Sta stipando di bagagli una Ford Expedition blu. I Burpo partono verso nord per andare a trovare lo zio Steve, che vive con la famiglia a Sioux Falls, nel Sud Dakota.
hanno appena avuto un bambino e vogliono farlo vedere ai parenti. L'auto blu imbocca la Highway 61. Alla guida c'è il capofamiglia Todd Burpo, accanto a lui la moglie Sonia e nel sedile posteriore il figlio Colton, di 4 anni, con la sorellina Cassie. Fanno rifornimento a una stazione di servizio nel paese dove nacque il celebre Buffalo Bill, prima di affrontare immense distese di campi di grano turco. È la prima volta in 4 mesi che i Burpo si concedono qualche giorno di ferie dopo la scioccante vicenda che hanno vissuto il 3 marzo di quell'anno. Il piccolo Colton quel giorno aveva cominciato ad avere un forte mal di pancia, poi il vomito. Stava sempre peggio, finché i medici fecero la loro diagnosi, appendicite perforata. Fu operato d'urgenza a Greeley, in Colorado. Durante l'operazione la situazione sembrò precipitare. Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Il bambino era messo molto male e passò qualche minuto assai critico. Poi però si era ripreso. Per il babbo e la mamma era stata un'esperienza terribile. Lacrime e preghiere in gran quantità, come sanno tutti coloro che sono passati da questi drammi. Dunque, 4 mesi dopo, il 4 luglio, la macchina arriva ad un incrocio. Il padre Todd si ricorda che girando a sinistra, a quel semaforo, si arriva al Great Plains Regional Medical Center, il luogo dove avevano vissuto la scioccante esperienza. Come per esorcizzare un brutto ricordo passato, il padre dice scherzosamente al figlio: «Ehi Colton, se svoltiamo qui, possiamo tornare all'ospedale. Che ne dici? Ci facciamo un salto?» Il bambino fa capire che ne fa volentieri a meno. La madre, sorridendo, gli dice: «Te lo ricordi l'ospedale?» Risposta pronta di Colton: «Certo, mamma, che me lo ricordo. È dove ho sentito cantare gli angeli». Gli angeli? I genitori si guardano interdetti. Dopo un po' indagano. Il bimbo racconta con naturalezza i particolari. «Papà, Gesù ha detto agli angeli di cantare per me perché avevo tanta paura. Mi hanno fatto stare meglio». «Quindi», domanda il padre all'uscita del fast food, «c'era anche Gesù?» Il bimbo fece di sì con la testa, come se stesse confermando la cosa più banale del mondo, tipo una coccinella in cortile. «Sì, c'era Gesù». «E dov'era di preciso?» domandò ancora il signor Burpo. Il figlio lo guardò dritto negli occhi e rispose: «Mi teneva in braccio». I due genitori, allibiti, pensano che abbia fatto un sogno nel periodo di incoscienza, ma poi vacillano quando Colton aggiunge: «Sì, quando ero con Gesù, tu stavi pregando e la mamma era al telefono». Alla richiesta di capire come fa lui, che in quei minuti era in sala operatoria, in stato di incoscienza, a sapere cosa stavano facendo i genitori, il bambino risponde tranquillamente: «Perché vi vedevo. Sono salito su in alto, fuori dal mio corpo. Poi ho guardato giù e ho visto il dottore che mi stava aggiustando. E ho visto te e la mamma. Tu stavi in una stanzetta da solo e pregavi. La mamma era dall'altra parte, stava pregando e parlava al telefono». Era tutto vero, così come era vero che la mamma di Colton aveva perduto una figlia durante una gravidanza precedente. Colton, che era nato dopo, non l'aveva mai saputo, ma quella sorellina, lui, l'aveva incontrata in cielo e lei gli aveva spiegato tutto. Sconvolgendo i genitori, disse: «Non preoccuparti, mamma, la sorellina sta bene, l'ha adottata Dio. Di lei il ragazzo dice non la finiva più di abbracciarmi». Nella vita accadono cose a cui non possiamo fare nessuna obiezione. Siamo costretti solo ad accettarle e basta. Oggi Akian Kramarik ha 27 anni ed è una poetessa e pittrice. Quando tutto è iniziato aveva soli 3 anni e i suoi genitori le hanno creduto.
Originaria di Mount Morris, Illinois, Stati Uniti, Akian ha iniziato la sua carriera di pittrice a soli 3 anni. I suoi però non erano disegni di una tipica bambina della sua età. Ebbene, questa tenera bambina disegnava il volto di Dio, così per come lo vedeva. Sì, perché Akian iniziò con il raccontare alla mamma che la notte sognava Dio. Poi, un giorno disse che Dio le aveva detto che le avrebbe fatto un regalo per trasmettere il suo messaggio all'umanità. Verso i 4 anni iniziò a fare degli schizzi. 2 anni dopo, questi suoi disegni iniziarono ad avere un colore e diventare così un'opera d'arte. I genitori non sono riusciti a spiegarsi il perché di tutto questo, ma non hanno fatto a meno di crederle, perché in casa non avevano mai affrontato questi argomenti, essendo atei. Perciò la loro figlia non poteva essere influenzata in nessun modo da loro. Eravamo atei, quindi sentire la nostra bambina di soli 3 anni dire tutto ciò era piuttosto strano. Anche quando le abbiamo domandato come poteva sapere che quello che vedeva era proprio Dio, lei ha risposto: perché la sua voce è calma e mi dà pace. Mi ha anche detto cosa dovevo fare e come mi avrebbe aiutato ad aiutare le altre persone. Questo hanno detto i genitori di Akian. Akian afferma che i suoi disegni e dipinti sono rappresentazioni delle sue visioni. Dice che tra le sue visioni, fatte durante i suoi sogni, ha incontrato Gesù di Nazareth. Il suo dipinto più famoso si chiama Prince of Peace, Principe di Pace, è quello in cui appare Gesù e che Akian dipinse quando aveva solo 8 anni. Lei sottolinea il fatto che è questo il vero volto di Dio. Eppure dobbiamo proprio crederlo, poiché la descrizione e soprattutto l'immagine del volto raffigurato nelle sue opere coincide con la visione avuta da Colton Burpo, che all'epoca era un bambino molto piccolo. Il bimbo era infatti divenuto famoso per aver visto il volto di Gesù. Aveva solo 4 anni, quando era arrivato sul punto di morire. Al suo risveglio raccontò di essere stato in paradiso e di aver incontrato Gesù e gli angeli. La cosa fu sconvolgente quando affermò di aver incontrato sua sorella morta al 3° mese di gestazione. Colton ha incontrato Akian e ha visto i suoi lavori. Appena ha guardato il dipinto, confermò che il volto raffigurato nella tela era quello di Gesù. Era lo stesso di quello visto quando era in paradiso. L'amore fa sciogliere ogni cuore, anche il più duro. È stato difficile per i genitori di Akian accettare le rivelazioni di sua figlia, poiché erano entrambi atei. Tuttavia, è stato attraverso i dipinti e la poesia che hanno deciso di diventare cristiani. Dio mi ha assicurato che mi avrebbe fatto un regalo per condividerlo con gli altri. Sarebbe stato un modo di condividere il suo amore. Sin dall'infanzia mi sono state regalate belle visioni che catturo nelle mie tele e trasferisco alla poesia per portarle agli altri, dice Akian. Quando mi sveglio dopo aver fatto bei sogni con visioni che valgono oro, parlo con mia madre e subito lei mi porta il mio materiale per catturarli. Ogni puntino, ogni pennellata ha un messaggio che neanche io posso sapere. Le pennellate sono come i disegni e i puzzle di milioni di universi paralleli. Sono così contenta di poter creare. Ogni quadro che viene fuori è come un bambino. Ci metto dentro la mia vita per crearlo. Akian afferma che il suo dono deve essere usato per aiutare i più bisognosi. Afferma che questa sia la vera ragione e usare il ricavato delle sue opere per aiutare gli altri. Per il popolo africano vuole costruire un ospedale. Inoltre vuole anche vedere il mondo liberarsi del male. Tutti si devono amare e le guerre devono finire per sempre. Questa meravigliosa ragazza ama il suo dono perché la rende felice e orgogliosa. Le permette con l'aiuto di Dio di fare del bene a coloro che soffrono.
Dal cattivo odore il corpo si stava decomponendo. Era chiaramente morto. Iniziata la cremazione, il monaco si siede e urla. «È tutta una menzogna. Ho visto i nostri antenati e Buddha nel fuoco». Nel 1998 morì Atet Pian Shintau Paulau, monaco buddista. Alcuni giorni dopo si tenne il suo funerale, durante il quale doveva essere cremato. Dall'odore era ovvio che il suo corpo aveva già cominciato a decomporsi. Secondo il rapporto dell'agenzia missionaria Asian Minorities Outreach, è stato dichiarato: «Noi abbiamo cercato di verificare questa notizia, che ci è giunta da diverse fonti, ed ora siamo convinti che essa è esatta». Centinaia di monaci e parenti del morto parteciparono al funerale. Proprio quando il corpo stava per essere bruciato, il monaco, morto improvvisamente, si mise a sedere, gridando: «È tutta una menzogna. Io ho visto i nostri antenati bruciare ed essere torturati in una sorta di fuoco. Io ho visto anche Buddha e molti altri santi uomini buddisti. Essi erano tutti in un mare di fuoco. Noi dobbiamo dare retta ai cristiani», continuò lui vigorosamente. «Loro sono i soli che conoscono la verità». Questi avvenimenti scossero l'intera regione. Più di 300 monaci diventarono cristiani e cominciarono a studiare la Bibbia. L'uomo risorto continuò ad avvertire tutti di credere in Gesù, perché lui è il solo vero Dio. Audiocassette del resoconto del monaco furono distribuite in ogni parte del Myanmar. La gerarchia buddista e il governo furono presto allarmati e arrestarono il monaco. Atet Pian Shintau Paulau ha cambiato la sua vita e soffre e rischia molto per raccontare la sua storia. Nessuno sopporterebbe tale avversità per niente. Egli ha già condotto centinaia di monaci a Gesù. È stato imprigionato, disprezzato dai suoi parenti, amici e colleghi, ed è stato minacciato di morte se non addolcisce le notizie. Attualmente non si sa con certezza dove sia. Una fonte burmese afferma che egli sia in prigione e può essere stato ucciso. La testimonianza del monaco. Mi chiamo Atet Pian Shintau Paulau. Sono nato nel 1958, in Bogale, al sud di Burma. Quando raggiunsi 18 anni, i miei genitori buddisti mi mandarono come novizio in un monastero. A 19 anni io diventai un monaco. Entrando nel monastero di Mandalay Kyai Khyazan Khyaing, dove fu istruito da U Zadila Khyar Nikan Saidao, probabilmente il più famoso insegnante buddista del tempo, che morì in un incidente stradale nel 1983. Quando entrai nel monastero mi fu dato un nome nuovo, Unata Pannita Ashinturia. Io cercai di sacrificare i miei propri pensieri e desideri egoistici. Persino quando le zanzare si posavano sul mio braccio, io invece di cacciarle via, gli permettevo di morsicarmi. I medici rinunciano. Mi ammalai molto gravemente e i medici diagnosticarono una combinazione di malaria e febbre gialla. Dopo un mese di ospedale, essi mi dissero che non potevano fare altro per me e mi dimisero dall'ospedale in modo che potessi prepararmi a morire. Di ritorno al monastero io diventai sempre più debole e alla fine persi i sensi. Io scoprii che ero morto solo più tardi. Il mio corpo cominciò a imputridirsi e odorava di morte. Il mio cuore aveva cessato di battere. Il mio corpo fu fatto passare attraverso i riti di purificazione del buddismo, ma il mio spirito era completamente sveglio. Io mi trovai in una potente tempesta che faceva volare via tutto. Non un singolo albero, niente rimase in piedi. Io ero in una pianura vuota. Dopo qualche tempo attraversai un fiume e vidi un terribile lago di fuoco. Ero confuso perché il buddismo non conosce una tale cosa. Io non sapevo che fosse l'inferno, fino a che non incontrai Yama, il re dell'inferno. La sua faccia era quella di un leone, i suoi piedi erano come serpenti, ed egli aveva molte corna sulla sua testa.
Quando chiesi il suo nome, egli disse: «Io sono il re dell'inferno, il distruttore». Io poi vidi gli abiti di color zafferano dei monaci di Myanmar nel fuoco, e guardando più da vicino, io vidi la testa rasata di Uzadilakyar Nikan Saidao. «Perché lui è nel lago di fuoco?» domandai. Egli era un insegnante molto bravo, e ancora se un essere umano o un cane. La sua audiocassetta ha aiutato migliaia di persone a riconoscere che essi valgono più di un cane. Sì, era un bravo insegnante, disse Yama, ma lui non credette in Gesù Cristo. Ecco perché è all'inferno. Mi fu poi mostrato un altro uomo, con dei capelli lunghi legati in un gomitolo sulla parte sinistra della sua testa. Egli indossava anche un abito, e quando domandai chi egli fosse, mi fu detto: «Gautama, che voi adorate, ossia Buddha». Fui sconvolto. Buddha all'inferno, con tutta la sua etica e tutto il suo carattere morale. Non è importante quanto egli fosse buono. Egli non credette nell'eterno Dio, e così è all'inferno, rispose il re dell'inferno. Io vidi anche Aung San, il capo rivoluzionario. Egli è qui perché perseguitò e uccise i cristiani, ma principalmente perché egli non credette in Gesù Cristo. Un altro uomo era molto alto, indossava un'armatura e portava una spada e uno scudo. Egli aveva una ferita sulla fronte. Egli era più grosso di chiunque altro io potessi vedere. Era alto circa 8 piedi. Il re dell'inferno mi disse: «Quello è Golia che è all'inferno, perché egli schernì l'Eterno Dio e il suo servo Davide». Io non avevo mai sentito parlare né di Golia e né di Davide. Un altro re dell'inferno si avvicinò a me e mi domandò: «Stai andando anche tu nel lago di fuoco?» «No», io dissi, «io sono qui solo per guardare». «Hai ragione», mi disse la creatura, «tu sei venuto solo per guardare. Io non riesco a trovare il tuo nome. Tu dovrai tornare là da dove sei venuto». Sulla strada di ritorno io vidi 2 vie, una larga e una stretta. La via stretta, che io seguì per circa un'ora, fu presto fatta di puro oro. Io potevo vedere perfettamente la mia propria immagine riflessa. Un uomo di nome Pietro mi disse: «Ora torna indietro per dire alle persone che adorano Buddha e di agli altri che essi finiranno all'inferno se non cambiano. Essi devono credere in Gesù». Egli poi mi diede un nome nuovo: Atet Pian Shintau Paulau, Paolo che ritornò in vita. La cosa successiva che sentì fu mia madre che gridava: «Figlio mio, perché ci lasci ora?» Io compresi che giacevo in una bara. Quando mi spostai, i miei genitori gridarono: «È vivo! È vivo!» Ma gli altri che erano attorno non credettero loro. Quando essi mi videro, furono agghiacciati dalla paura e cominciarono a gridare: «È un fantasma!» Io notai che stavo seduto in mezzo a 3 coppe di un liquido odoroso che doveva essere venuto dal mio corpo, perché io giacevo nella bara. Mi fu detto che stavano per cremarmi. Quando un monaco muore, il suo nome, la sua età e il numero degli anni del suo servizio da monaco sono incisi nella bara. Io ero già stato iscritto come morto, ma come voi potete vedere, io sono vivo. Quando in un incidente d'auto ha un'esperienza di premorte, Yashar diventa testimone del suo stesso incidente. Vede se stesso. Vede cose oscure intorno a lui. Vede anche una luce brillante che gli parla. Quando si avvicina a lui, Yashar è placato. Volevo essere onesto con la luce. Volevo il tempo si fermasse. Stavo ancora guardando me stesso. Non sapevo che questa voce fosse Gesù. Poi, all'improvviso, Yashar ritorna nel suo corpo, apre gli occhi e vede il fratello che lo rassicura. Stanno andando in ospedale. All'uscita dall'ospedale,
Yashar ottiene una Bibbia e guarda il film Jesus. L'ha trovato nella sua macchina. Per 27 anni ho pregato Allah, ma sentivo che non mi stava parlando, che non poteva sentirmi. Non c'era comunicazione tra di noi, ma quando parlo con Gesù, Lui mi risponde subito. Yashar ha poi visto tempi particolarmente benedetti. Gesù stesso gli si è rivelato nei suoi sogni, lo insegna notte dopo notte. Nei miei sogni Gesù mi ha mostrato cosa ha fatto sulla terra, la sua risurrezione e come è tornato a suo padre. Tutte queste cose scritte nella Bibbia le ho viste nei miei sogni. Ho fatto molti sogni. Come un insegnante, Dio mi stava insegnando la vita di Gesù. Quando ero confuso, quando non capivo, Dio me lo ha spiegato in sogno. Quindi ho capito. La sua fede cresce di giorno in giorno, smette di bere alcol e droghe. I membri della sua famiglia non lo riconoscono più e vogliono sapere di più. Suo fratello prima lo seguì in chiesa. Mentre preghiamo per lui, è toccato dallo Spirito Santo e si rivolge a Gesù. Ha iniziato a crederci. Credeva che fossimo tutti peccatori e che un solo uomo potesse salvarci. Credeva che quest'uomo fosse Gesù, perché non ha peccato e si è sacrificato per noi. Di fronte alle vie cambiate di Yashar e di suo fratello, altri membri della sua famiglia si sono rivolti a Gesù. 8 sono stati battezzati. Yashar dice: abbiamo aspettato 3 anni per essere battezzati. Sono così sorpreso, felice, così felice. Ringrazio Dio per il suo meraviglioso messaggio. E dico anche questo: c'è un tempo per tutti. Quando arriva quel momento, la persona capisce. Il mio desiderio è che tutti abbiano questo incontro con Dio. Lascia che tutti lo riconoscano. Possano tutti vivere come Gesù. La Sharia non salva. Non può salvarci.